Leolo Bianco, Simona Gioli, allora dovevate intervistarvi tra di voi, avete voluto quello che fa le domande. Prima Leolo Bianco, allora, come va oggi Memorial Perone? Hai ritrovato la tua amica, diciamo, amica nemica Simona Gioli, una bella partita, no? 5-7. Sì, dai, volevamo fare tutto in un set, però insomma è stata una bella gara secondo me, alla fine è finita 3-2, quindi è andata bene anche così. Io ho ritrovato Simo, amica direi, più che nemica, e quindi sono contenta. Ora siete amiche veramente, eh? Non state dicendo una bugia? No, siamo amiche veramente, ci mancherebbe, certo che siamo amiche, certo, poi ci si scontra, ma non è che per quello, insomma le partite sono partite, l'amicizia è amicizia. Da quanto tempo siete amiche? Da tantissimo, maglia azzurra, tante cose in comune, eh? Non lo so, 20 anni, non voglio dirlo perché poi mi sento veramente vecchia, lascia perdere, 20 anni, non lo so, 15, quando? Non lo so, ti ricordi? Che cosa ha di speciale Simona Gioli secondo te, Leo? Ma è sicuramente una persona affidabile e soprattutto simpatica, sa sempre un po' sdrammatizzare, quindi è stato importante per me averla vicina in tanti momenti. Beh, vabbè, complimenti. Qual è la cosa più speciale invece di Leo? Non puoi dire gli stessi aggettivi che ha detto lei, però. È un po' difficile. Guarda, io penso che sia bella, bella in tutto. Ci siamo state vicine a vicenda, devo dire. Abbiamo sdrammatizzato insieme. Non posso dire la famosa parolina che abbiamo vissuto in tanti momenti. Abbiamo vissuto tante emozioni, abbiamo vinto tanto. E anche come vita personale, insomma, eravamo molto legate, siamo legate. E quindi, che dire, di lei per me è bella tutta, insomma. Bella tutta e affidabile, insomma, sai sdrammatizzare, insomma, belle parole da entrambe le parti. Grazie Leo, grazie Simona e buon ritorno di campionato. Grazie. E bella vita. Grazie. Ciao, buon ciao. Buon lavoro a te, ciao. Anche a me che ne ho bisogno. Ciao.